più o meno un anno dopo siamo ancora qui al Workout Vasubio, che ci ospita per la seconda volta consecutiva, ed è per la seconda volta un grande piacere essere su questo palco. Tra poco comincerà la serata di premiazione. Ovviamente non può iniziare senza un pubblico. So che c'è il pubblico, un po' già qui davanti, il resto è lì dietro. Allora, prima di iniziare definitivamente con questa quarta edizione dei Parma Awards, chiedo a tutti di prendersi le birre, tenersele in mano, venire qui davanti, così che si possa applaudire ai vincitori, a chi quest'anno ha dimostrato qualcosa in più rispetto agli altri. È sempre difficile per me, che li ho sempre avuti dentro di me, parlare dei Parma Awards, soprattutto farlo brevemente. Diciamo solo che l'idea che c'è sotto è quella di dare valore, dare visibilità, dare importanza a tutta la musica che viene fatta qua in città, perché quelli più attenti lo sanno, ma quelli un pochino più distratti secondo me non sanno quanta buona musica viene fatta in città. Io ho la fortuna di esserci in mezzo per passione, per amicizia, per lavoro da tanti anni, e posso saperlo perché ne ho discusso anche con altri amici, con altre cose, siamo d'accordo che c'è tanta musica bella qua in città ed era giusto valorizzarla. I talenti assolutamente non mancano, ne abbiamo anche da esportazione, tanto che in questo momento, intanto che noi siamo qui a Parma al Workout Vasubio, uno dei migliori talenti della nostra provincia è negli Stati Uniti, invitato proprio dalle autorità statunitensi a suonare, a portare la sua musica al pubblico americano. È un nostro carissimo amico, molti di voi sicuramente lo conoscono, e ha accettato di darci così un saluto e un augurio direttamente dagli Stati Uniti. Per chi non lo sapesse, sto parlando di Paolo Schianchi, e adesso vediamo il video che ci ha mandato direttamente dagli Stati Uniti. Piacere essere qui, ma allo stesso tempo essere virtualmente lì con voi. In questo momento mi trovo negli Stati Uniti, alla fine di un bellissimo tour di quasi 2 mesi, che è partito da New York e poi ha visto concerti appunto in teatri e luoghi bellissimi, sia nella capitale, Washington DC, tra l'altro in un caso, in un'occasione molto speciale, pochi giorni prima di Marcus Miller, è stato molto bello. Sia poi in Georgia, in Alabama, in Florida, quindi proprio andando fino a giù, abbiamo viaggiato su strada, a parte ovviamente il volo transoceanico, quindi fino a tratte da 20 ore di macchina, ma bellissimo, quindi passando dalla neve appunto della capitale all'estate piena della Florida. Questa per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita, è un momento per me di grande gioia, perché insomma siamo fatti per suonare, no? Quindi alla fine è come respirare ossigeno per me ogni volta venire qua negli Stati Uniti, dove per me lavorativamente è proprio un altro pianeta. Sono tantissime le cose che mi portano nel cuore di questa bellissima esperienza, di questa tournée. Fra queste, se dovessi sceglierne una proprio, sarebbero le persone che ho incontrato, che sono state veramente speciali. Poi ovviamente un'altra gioia meravigliosa è quella di suonare in luoghi come questo, insomma, che sono ovviamente speciali per un musicista. Questo è per me il primo tour fatto con questa famigerata green card, che è la più difficile da ottenere negli Stati Uniti, che è l'EB1, che addirittura nascerebbe per tipo premi Nobel, cose. Ecco, io non sono di quel calibro, però ovviamente per me è un privilegio, un onore, ed è per la vita, quindi è ovviamente una cosa meravigliosa. Ovviamente quindi è un viaggio speciale. Ogni volta che si viaggia si impara qualcosa, anche proprio professionalmente, suonando, e senz'altro, diciamo, ho avuto un'ulteriore conferma di questo bellissimo modo, di questa forma mentis che a me piace molto, di pensare
il lavoro, la vita, la musica, almeno per quello che riguarda il mio ambiente, che è quello musicale, cioè l'idea del cosiddetto win-win, cioè invece che farsi la guerra e farsi le scarpe come si fa in Italia, l'idea di, come dire, che l'unione fa la forza, come si suol dire, e allo stesso tempo l'idea che se qualcuno ha, come dire, riesce in qualcosa, in realtà bisogna essere solo felici, anche perché non è detto che questo successo non possa essere anche condiviso con altri. Questa è una cosa che ho imparato qui, perché, diciamo, devo dire, insomma, ho avuto l'aiuto di molte persone qui, e allo stesso tempo ho trovato proprio, come vi ho detto, questa forma mentis che a me ha acceso proprio la speranza in ogni senso, e mi ha spinto in questo paese dove viene premiato il duro lavoro, e questa è una delle cose forse più importanti per chi fa un duro lavoro, perché poi fare musicista sembra un gioco, una passeggiata, ma una cosa molto seria, specie se lo si fa, come dire, con una certa determinazione. Mi porto a casa quindi non solo questo, ma anche voglio portare a casa nostra questa filosofia di fare musica, ed è per questo che, per esempio, settimana scorsa sono riuscito a portare qui due studenti, tra l'altro di Parma, talentosissimi, una addirittura ha avuto una borsa di studio alla Berkeley, e che, diciamo, per inciso si chiamano Damien Aini e Nicole Brandini, batteria basso, e sto anche lavorando con una serie di ragazzi in uno studio che è stato reso possibile da Art Noxon, che è uno dei più grandi esperti di acustica, che ha deciso di aiutarmi, che qui ovviamente potrete immaginare la mia gratitudine, che è proprio a Parma. E quindi questo progetto di interscambio che si chiama Your Music Lab, quindi per chi vorrà in futuro curiosare, c'è un sito che è yourmusiclab.net o .org, che dà la possibilità ai ragazzi di fare esperienze appunto professionali, di salire su palchi anche oltreoceano, e soprattutto anche di entrare a contatto con alcuni grandi musicisti, sia del nostro paese, della nostra città per esempio, sia anche e soprattutto qui negli States, per esempio personaggi come uno fra tutti, David Yarbrough, che è stato tra l'altro il mentore di Wynton Marsalis. Wynton Marsalis lo considera il suo eroe, quindi ho detto tutto, e che insegna in una delle scuole più importanti di tutto il paese, per dire, però insomma molti altri. Quindi stasera tra l'altro nel pubblico pare ci sarà Jim Donovan, a cui io devo tantissimo, che è stato il fondatore di Rusted Root e anche un musicista che ha condiviso il palco in tour con musicisti internazionali del calibro di Santana, delle Zeppelin, di Page, no? Il Page Plant, appunto, e insomma comunque Sting, alcuni dei più grandi, anche dei miei eroi, se volete, sia di infanzia sia di tutt'oggi, direi. Siamo ormai alla fine di questo tour e già domani siamo di nuovo in viaggio per Washington DC, e poi faremo le valigie e torneremo in Italia, dove ci saranno un paio di concerti, uno a Matera e l'altro a Genova, in una prigione, stile Blues Brothers, quindi se volete venire a sentire dovete farvi arrestare. Scherzi a parte, vi abbraccio tutti, vi auguro una buonissima serata, un grande saluto a tutti voi, a tutti i colleghi musicisti di Parma e a tutti gli organizzatori di Parma Awards, e in particolare all'anima di Parma Awards, che è poi Pierangelo Pettenati. Un grandissimo punto in bocca al lupo a tutti voi, ma anche qua, dai, facciamocelo tutti, quindi in bocca ai vari lupi. Ciao a tutti, buona musica! So che è vero, lui, penso che molti possiamo invidiarlo, insomma, per dov'è in questo momento. So che altri musicisti presenti qua in sala hanno vissuto esperienze simili, per cui si saranno ritrovati un po' nelle sue parole. Io spesso, a me piace mostrare questi musicisti, perché sono un po', diciamo, un punto d'arrivo, o forse di partenza, comunque rappresentano l'obiettivo, il luogo dove si può arrivare facendo musica, facendo la propria musica, quello che si sente dentro. Comunque direi di andare avanti, di partire con il primo premio da consegnare. Ovviamente ogni premio che va consegnato ha bisogno di una persona che lo consegni, per cui chiamo sul palco grande Billy Balestrazzi. Posso ancora dire della gazzetta di Parma, comunque sarai sempre Billy della gazzetta. L'anno solare ce l'ho ancora, dai. Allora, per Gazzarocca ancora sì, puoi dirlo. Esatto, anche perché sono tutte idee comunque che sono nate da te.
Ascolta, sei qua ovviamente per consegnare un premio, ma soprattutto per parlare di invece una cosa molto seria, ancora più seria della musica e di chi fa musica professionalmente, perché sia io che te abbiamo al polso questi laccetti fucsia. Puoi dire che cosa significano questi allora, laccetti? Allora, intanto te ne do uno in più, fra un attimo spiegherò perché. Mentre stavo arrivando qui in auto, nel giro di 5 minuti prima mi sono sintonizzato su un giornale radio che raccontava come oggi ci siano stati addirittura 3 femminicidi. Uno scoperto stamattina a Vicenza, e l'altro nel quale un sessantenne, se non sbaglio, oltre alla compagna, alla moglie, non ricordo bene, ha ucciso anche l'amica di lei. Quindi 3 donne morte ancora, così come è capitato troppo spesso anche nella nostra città. 2 minuti dopo ho girato stazione e ho sentito Shine On Crazy, Your Crazy Diamond, quindi la musica dei Pink Floyd. E pensavo quanto sa essere bello il mondo della musica, quello che vi porta qui stasera, quanto sa essere a volte brutto quello reale, quello che viviamo nelle cronache e viviamo anche in questa nostra città. Il laccio fucsia è quello con cui il 25 novembre per la prima volta, e ci veniva da dire scusate il ritardo, eravamo anche noi al corteo della giornata contro la violenza, quello che di solito lasciavamo sempre e soltanto alle donne. Ecco, vorremmo che non fosse più così, vorremmo che tutti insieme si prendesse coscienza del fatto che l'amore non può essere morte, non può essere veleno, e credo che la musica in questo possa avere un ruolo molto importante, tanto che ti butto lì anche una proposta, magari hai tanti premi che già fai, visto che con Gazzarock non posso più avere a che fare, la più bella canzone d'amore, la musica ne ha dedicate di stupende alle donne. Io, come tutti sanno, sono un lennoniano, un beatlesiano, e mi basterebbe citare Woman per avere questo esempio. Ce ne fosse anche di nuovo. Iniziativa per, esatto, per la prossima edizione. Esatto. Allora, maschi che si mischiano, quindi sarà anche il laccio che tu darai al gruppo vincitore come simbolo affinché tutti quelli che sono qua siano sempre più consapevoli di questo e magari ci aiutino anche con le canzoni. Esatto, perché è importante che siamo noi maschi in questo caso a esporci in prima persona, perché è la responsabilità soprattutto nostra. Il vero corteo dovremmo farlo noi, perché le donne muoiono, noi uccidiamo, e questo non lo pensiamo mai abbastanza. Allora, è sempre difficile dopo cose così serie tornare, diciamo, a questioni più frivole, diciamo, più divertenti, chiamiamole così. Bisogna proprio fare così, occupare, esatto, con il bello, quindi con la musica che presenterete stasera, il brutto che invece troppe volte occupa anche le nostre cronache. Quindi siamo alla nomination per il miglior locale jazz. I 3 in nomination erano il Circolo Arci Zerbini, il Gran Caffè dei Marchesi e lo Shakespeare Caffè. Ormai a ogni premiazione c'è la sindrome del nome sbagliato, esatto, dopo gli Oscar. Allora, the winner is Arci Zerbini. Ovviamente non può venire nessuno direttamente dell'Arci Zerbini, perché anche loro sono impegnati in una serata molto bella, il tributo a Otello Gorreri. Abbiamo comunque delle persone, dei ragazzi che collaborano spesso con Arci Zerbini, che ci suonano spesso, che organizzano tante belle serate. Leo Caligiuri, Giacomo Marzi. È il premio allora che do doppiamente volentieri, perché ero molto amico di Otello e mi piace moltissimo che nel suo nome, nel vostro locale, che mi piace molto a sua volta, si continui a fare musica anche appunto nel nome di gente come Otello. Vi ringrazio molto, io ci tenevo a dire, sono in 6, ce ne abbiamo 2, eccoci qua. Ci tenevo a dire una cosa abbastanza importante, insomma. Noi viviamo una situazione, una realtà musicale a Parma molto ricca,
A me dispiace anche un po' ogni tanto sentire che a Parma non succede niente, è una cosa che io sento veramente molto spesso. Che non è assolutamente vero. E non è assolutamente vero, grazie a delle rassegne, grazie a delle realtà che sono state create qui nella nostra città, come quella appunto del Circolo Arci, e la cosa importante secondo me è che è anche nostra responsabilità, come dire. No, no, noi pensiamo che sia responsabilità, sarebbe bello che tutti partecipassero il più possibile non solo alle nostre iniziative, perché non siamo qua per farci pubblicità, anzi un premio che vuole essere un riconoscimento sul territorio ci fa enormemente piacere, ma pensiamo appunto che essendo noi qui e programmando noi allo Zerbini per promuovere il territorio, pensiamo sia importante che lo Zerbini diventi un laboratorio, e quindi ci sono le jam session. Beppe Di Benedetto dirige un bellissimo progetto per quanto riguarda un laboratorio di big band, e quindi vogliamo che lo Zerbini diventi un laboratorio dei musicisti e degli appassionati di musica. Quindi grazie di tutto, e partecipate, continuate a partecipare con questa passione e questo calore. Vi ringraziamo tanto. Benissimo, grazie Giacomo, grazie Leo, grazie Billy, ci vediamo presto con tutti. Allora, siamo già al secondo premio, siamo sempre nell'ambito della musica jazz, abbiamo accennato al tributo a Otello Gorrieri che si sta svolgendo appunto all'Arci Zerbini. Abbiamo messo tutte le premiazioni della musica jazz all'inizio perché molti sono coinvolti in questo tributo, molti musicisti nomination, allora per così vi diamo la possibilità di venire qua a prendersi un premio e poi di andare là a continuare a suonare. Allora, quindi non perdiamo tempo, andiamo avanti, premiamo adesso il miglior musicista jazz. A premiarlo chiamo Roby Bonardi. E grazie, ecco, perché penso che se c'è una persona a Parma che non ha bisogno di presentazioni in campo musicale, questo è Roby Bonardi, con tutte le cose che ha fatto per tutti noi. Mi sta dando un bonus sull'anzianità. Aspetta, non tocca ancora a voi. Tutti prossimi. Allora, dobbiamo premiare il miglior musicista. Esatto, allora Roby, la tradizione vuole che io faccia una domanda a tutte le persone che salgono sul palco, è difficile chiederti qualcosa. Ti posso chiedere, visto tutto quello che tu hai dato alla musica a Parma, che cosa la musica ha dato a te in tutti questi anni? Beh, a me la musica in tutti questi anni mi ha dato diverse cose. Prima di tutto la voglia di vivere di un po' di contraddizioni, mi ha dato l'opportunità di cercare di migliorare tutto quello che spessissimo non ci ha permesso, e soprattutto di non aver paura di tutta una serie di critiche. Mi ha dato l'opportunità di poter giocare molto sulla continuità, sul metterci la faccia, su cercare di migliorare sempre quello che noi sentiamo di poter fare, con quello che abbiamo ricercato, con quello che abbiamo continuamente conosciuto. La musica ti ruba tanto, ma a me ha dato quasi tutto. Bene, allora, grazie Roby. E ovviamente la musica ha bisogno di qualcuno che la faccia, e di un poi musicista. Quando riconosci tutta una serie di amici con cui hai lavorato in tempi non sospetti, hai sognato un po', hai discusso anche, non ti sei più visto per un momento e poi improvvisamente te lo sei ritrovato di fianco a fare, magari a realizzare un tuo sogno. E beh, direi di tutti questi che ora menziono, ho la fortuna di essere amico con tutti. Le nomination sono Beppe Di Benedetto, Emiliano Vernizzi, Roberto Bonati,
Michele Morari, Luca Savazzi e Leonardo Caligiuri. Scusate se sono brutte le nomination. Miglior musicista jazz. Arbore mi scriderebbe, ciao. Eh sì, abbiamo appena parlato di molte cose fatte insieme e ne faremo tante altre. Beppe Di Benedetto! Beppe, non è passato molto tempo, giusto un annetto, eravamo insieme su questo palco un anno fa, adesso sei ancora qui a prendere un altro premio dato da tante persone, perché prima di arrivare a ricevere un premio bisogna passare attraverso una lunga selezione di tante persone e di una giuria, e se questa è una riconferma evidentemente è perché dietro c'è un lavoro importante. Sì, beh, intanto ti ringrazio Pierre, ringrazio la giuria, ringrazio Robby per la consegna del premio, nel senso che qui c'è una grande responsabilità, c'è una responsabilità sicuramente per le cose che ho fatto in passato, ma c'è una grossa responsabilità lo stesso per il futuro. Su questo palco al mio posto questa sera potevano esserci altri 5 miei colleghi, nel senso che le classifiche in musica lasciano un po' il tempo che trovano, secondo me. Però magari qualche anno qualcuno ha fatto qualcosa più importante, qualcuno ha fatto qualcosa di più riconosciuto. Sono veramente emozionato per questo risultato. Volevo dire una cosa, quello che ha detto prima Paolo sull'America, lui adesso è lì a far musica, nel posto in cui tutti noi vorremmo essere. Ma la nostra America è anche qua, nel senso che possiamo rendere anche questi luoghi, anche la nostra Italia, anche la nostra Parma, un luogo in cui i talenti vengano riconosciuti da tutti, e non soltanto perché è quello del paese o quello della città si lasciano un po' snobbare. Dico questo perché molte persone di mia conoscenza, tra quelli anche che sono in nomination, abbiamo avuto la possibilità di girare il mondo, dal Blue Note a Tokyo, dal Ronnie Scott a Londra, Emiliano è stato in giro per tutta Europa e poi a Parma non suonano. Ecco, è una piccola, non è una polemica, ma vuole essere una riflessione per tutti. Io vi ringrazio per tutto questo. E grazie a te, il premio che lo meriti. Grazie. E tra l'altro appunto quello che dici conferma una delle motivazioni per cui la giuria ha scelto te come miglior musicista, perché non solo sei un musicista straordinario come tutti gli altri esattamente in nomination, ma perché ti spendi tantissimo anche per gli altri per continuare a costruire qualcosa in questa città, ed è per questo che hanno dato questo premio. Grazie. Prego. Grazie Beppe, grazie Roby. Adesso sì che tocca a due voci conosciutissime. Prima di salire un attimo vi chiedo di prendere il premio che dovrete consegnare. Magari, vabbè. Buonasera a tutti. Ecco, Parma non è molto grande. No, ma è stato bellissimo, veramente, perché Roby, in quanto regista, si è detto dovete seguire me, e noi l'abbiamo seguito, è il nostro letteralmente. Maestro. Esatto, allora, è una voce che avrete già sentito, anche la sua quando parlerà, questa voce sono tanti anni che la sento. Ovviamente se ci saranno dei nomi in inglese io passerò il microfono ovviamente ad Andrea Gatti, perché certo, per non fare gaffa, anche perché c'è Adrian questa sera, non vorrei che mi dicesse qualcosa. Esatto. No, io devo dire una cosa importante, allora Real Art Radio è entrata in Radio Parma, dove ci sono due pilastri fondamentali, Andrea Gatti e Simonetta Collini, quindi io bravi. Mi sono soltanto un grande applauso veramente, perché loro veramente
ogni giorno comunque sono di supporto a tutte le realtà locali. Due colonne nella nostra giornata. Sì, assolutamente. Poi dopo un giorno sono arrivata io e ho detto dai, facciamo qualcosa insieme. Ho avuto la fortuna di lavorare anche con Andrea. Allora da lì ho portato Real Art, un mio format di diversi anni fa, dove l'obiettivo è quello di sostenere i migliori artisti dell'Emilia Romagna. E noi cosa siamo qua a fare? A premiare i migliori artisti, non dell'Emilia Romagna in questo caso, ma della città. Sì, ma non solo i migliori artisti, tutti gli artisti dell'Emilia Romagna. Infatti fino ad oggi abbiamo avuto come ospiti ogni giorno, adesso abbiamo sospeso un attimo, ogni giorno ovviamente più di 80 artisti in diretta per raccontarsi e per essere vicini a tutte le persone di Parma. Infatti, quindi ringraziamo tutti, grazie a te. Mi sono sempre chiesto infatti cosa ci avessi fatto io quando sono venuto a parlare in radio, che sono tutto meno che artista. Allora, comunque siamo qua appunto a consegnare un premio, vero Andrea? Sì, la miglior formazione jazz. Esatto. Le nomination sono per Waterstaff, alla seconda posizione Beppe Di Benedetto Pericops, giusto? Quintet, sì, Pericops. Al terzo, al quarto, Leonardo Caligiuri Trio. Allora, preciso una cosa, i numeri ci sono ma solo per un ordine così, di scaletta. Di apparizione. Esatto, non voglio dire assolutamente niente con le preferenze, con le segnalazioni, con nient'altro. And the winner is... Pierangelo Pettenati! Per il migliore jazzino. Allora, il gruppo è veramente un ottimo, fa della musica che non si è mai sentita. La migliore formazione jazz è di Beppe Di Benedetto Quintet. Ti teniamo in allenamento, grazie, Beppe, dai! Eh sì, tra l'altro è venuto in diretta radio, gli ho fatto portare il trombone la mattina presto, non era molto contento. E grazie anche alla sua compagna. Complimenti, Beppe! Detto tu prima tutto quello che dovevo dire. Sei ancora qua. Se volete vi dico la manfrina di prima. Ripeto. No, beh, che dire. Grazie. Perché devi ringraziare la giuria, perché veramente sai che c'è una giuria veramente di qualità che si è voluto dare due premi a te, è perché ha riconosciuto ovviamente tutto il lavoro che c'è dietro quello che fai, quando componi, quando suoni, quando scrivi. Bene, sono senza parole veramente, grazie. Benissimo, allora ringrazio ancora Beppe per la musica che ci regala. Andrea, il premio non è mica tuo, è suo, Cosa? Il cosa? Premio è suo, non è mica tuo. Ah, e qual è il premio? Scusa, è la targa. Questo? È la targa, Beppe, per te. Ok, bene, ringrazio allora Andrea Gatti, Loredana Lanzi, Beppe Di Benedetto. E proseguiamo ancora, direi proprio a ritmo di musica, una musica bella, bella veloce. Adesso andiamo con la miglior interpretazione di standard. Il jazz vive di improvvisazione, vive di composizione, vive anche di standard, quelle grandissime canzoni che sono ormai dei classici. A premiare le migliori interpretazioni di standard chiamo Manuela Sirocchi, coreografa, insegnante del Jazz Dance Studio. Buonasera. A testimonianza che il jazz non è solo ascolto, non è solo una musica da ascoltare, da godere con le orecchie, ma anche con il corpo. Beh, io lavoro con la musica, quindi è un onore per me essere qua a dare questo bellissimo premio, che è la migliore interpretazione di standard jazz. E posso dire le nomination, che sì, sono Waterstaff, Giulio Sternieri Trio, Leonardo Caligiuri Standard Trio. Ti do una mano. Ok, questa nomination vince Giulio Sternieri, Stopping Trio. E a ritirare il premio, so che non poteva venire direttamente il titolare, diciamo, di questa formazione, ma qualcuno che avete già visto su questo palco, perché molti musicisti di Parma sono veramente in tante formazioni,
Giacomo Marzi. Complimenti. No, come ha detto giustamente Pierangelo, il repertorio degli standard nel jazz è qualcosa di fondamentale, la scrittura è una risorsa immane. Sono felicissimo di ritirare questo premio perché gli standard appunto sono veramente un baule pieno di tesori, e con questo disco che si chiama Stopping, insieme a Giulio Sternieri ed Andrea Burani, abbiamo cercato di trovare qualche perla magari anche un po' dimenticata, di farla nostra e tramite esse cercare di esprimerci. Ringrazio la giuria che ci ha premiato, anche a nome di Giulio che purtroppo stasera non è potuto venire, ringrazio Marco Valente di Awan, insomma tutti quelli che ci hanno creduto, e perché per noi è veramente un disco importante. Grazie mille, grazie. Bene, grazie Giacomo. Grazie mille, grazie, Manuel. Grazie, ti chiedo una cosa: è difficile ballare il jazz? Molto. Non ballo sui tacchi, normalmente. Però jazz è la tecnica, si spazia con vari stili di musica, però la musica per me è indispensabile, e il jazz è solamente lo stile. Se non fosse indispensabile neanche per noi, non saremmo qua questa sera. Grazie, Manuela Sirocchi. Grazie. Adesso andiamo a premiare la miglior composizione originale. Appunto, come dicevo prima, il jazz è composizione, è intuizione, è invenzione. E chiediamo qualcuno che apparentemente non ha molto a che fare col jazz, ma con la musica in generale assolutamente sì. Ciao, buonasera. Allora, facciamo un cambio generazionale di padre e figlio. Quello lì lo conosco di vista. Beh, io sono molto orgoglioso di essere qui, e comunque anche perché non è un caso, vuol dire, noi siamo qua, si parla di musica, si parla di jazz, quello si parla, che teoricamente che faccio io nasce dalla musica nera, quindi anche dal jazz, appunto hip hop, rap, hip hop, ma sei in mezzo a tutto questo marasma di musica. Faccio il nome di Verdi. Verdi Rap, la prima edizione è andata benissimo, ho avuto la fortuna di essere stato coinvolto e chiamato a selezionare questi 12 finalisti, tanta roba, ci saranno altre sorprese anche con il Verdi Off, quindi rimanete connessi, perché i 12 finalisti li sto allenando manco fosse la nazionale italiana di hip hop, perché sono ancora un pochino acerbi, ma c'è della gente che può fare il rap con la R maiuscola. Come si fa a fare Verdi in rap? È stata durissima, abbiamo preso la Traviata e abbiamo preso qualche atto, trasformato, messo in rima, e quindi diciamo che non vi nascondo che potrebbe nascere anche un musical basandosi sulla Traviata, ma col linguaggio dei giovani di adesso, utilizzando le rime, e quindi speriamo bene, sarà una faticaccia, ma la faremo molto 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 volentieri. Benissimo, ok, dai, passiamo allora alle nomination per il miglior brano originale jazz. Allora, Notturna di Roberto Bonati e è norvegese. Ah, ok, la mia mamma non me l'ha insegnato il norvegese, ok. Bianco il vestito nel buio di Roberto Bonati Trio. Ti vedo ancora di Caligiuri, Del Gaudio e Vitale. And the winner is? No, la solita mano. Trombino, le squillo, rullino, no. rullino le... Allora, miglior composizione originale. Attenzione, suspense. Nocturnal, un grosso e bellissimo applauso per Roberto Bonati. Evviva! E come tanti jazzisti, è sempre impegnatissimo, non poteva essere qua, lo sapevamo, ha mandato qualcuno che su questo palco abbiamo già visto. Non l'abbiamo ancora visto. Un grosso applauso, perché c'hai questa croce da portare. Io ormai sono tuoi.
No, adesso però devi parlare a proposito di Roberto Bonanni, ovviamente. No, ma... come se fossi lui. No, la R ce l'ho già, quindi già si parte bene. Suono lo stesso strumento, Roberto è il mio maestro, quindi mi ha chiesto di fare le sue veci in questa occasione, in quanto purtroppo è bloccato a casa dall'influenza, si scusa tanto, ringrazio a tutti. E come ho avuto modo di dire prima per quanto riguarda la premiazione per miglior locale, penso di parlare anche a nome di Roberto, se ripeto che un premio dato qui sul territorio per il maestro Bonanni è importantissimo, perché attraverso il festival, attraverso tutte le mille iniziative che Roberto ogni anno cerca di proporre, si vuole arrivare veramente a una valorizzazione dei talenti nostrani, che e per questo va un altro grazie alla giuria di Parma Awards e a Pierangelo Pettinati in particolare, e grazie infatti, grazie. E poi è fondamentale per, appunto, per far vedere che Parma è bella, che Parma c'è e che Parma propone e fa cose. E in una musica mi sia concesso, di nicchia come il jazz, avere un personaggio come Roberto Bonanni a Parma è stupendo, e quindi grazie Roberto, e grazie da Roberto a voi. Grazie a te. Bene, grazie Giacomo, invece i vesti di Roberto Bonanni. Grazie Cisco. Ciao, grazie, ci vediamo presto con il Verdi Rap. Ciao. Allora, saliamo di importanza, ovviamente ci sono gli standard, ci sono le composizioni, poi ci sono i dischi, le grandi opere sulle quali, con le quali i compositori si cimentano, diciamo, sulla lunga distanza. Doveva esserci un'altra persona a consegnare il premio, purtroppo ho avuto dei problemi familiari, e allora ho deciso, mi sono preso questo onere, questo grande piacere di consegnare un premio. È il premio, come dicevo, per il migliore disco jazz. Ci sono tre dischi nomination, tutti veramente molto belli. C'è Jesus Guy, del trio di Leonardo Caligiuri, del Gaudio Vitale, North Sea, North Land, North Salty Waves di Roberto Bonanni col Birgstedt Jazz Ensemble, e Left-Handed Mood, di Claudio Tuma. Allora, vediamo se riesco ad aprire la busta. Allora, premio Parma Awards 2017 per il miglior disco jazz, North Sea, North Land, North Salty Waves di Roberto Bonanni e Birgstedt Jazz Ensemble. Chi lo ritira? Un ragazzo musicista che ormai potremmo definire il maratoneta di questa serata. Grazie. Fine. Meriteresti un premio come miglior ritiratore di premi in assoluto della serata. Ok, bene, miglior disco jazz, Roberto Bonanni. Sì, no. Sì, ecco, sì. Sì, scusate l'intrusione, prima preso dall'emozione della doppia nomination, mi sono dimenticato in realtà un sacco di cose, nel senso che il premio del Beppe di Benedetto Quinte in realtà poi lo condivido insieme a Emiliano Vernizzi, che dovrebbe anche essere in sala, a Luca Savazzi, a Stefano Carrara e Michele Morari, in quanto sono i componenti del quintetto. Ci sarà un motivo per cui ha vinto un quintetto così di musicisti del genere? Sì, insomma, in un quintetto il leader, vabbè, porta avanti, ha scritto i brani, a parte che molti li ha scritti anche Luca, però insomma mi sento di essere un rappresentante del quintetto e non solo l'unico che sono stato premiato. Ecco, volevo soltanto dire questa cosa e citare i ragazzi del quintetto. Grazie, scusate l'intrusione. Vai, grande Beppe, e grandi musicisti. Allora, adesso abbiamo un ospite che viene da fuori, che ha fatto tanta strada per poter essere qua
questa sera a consegnare il premio per il jazzista dell'anno. Questo è un premio un po' particolare, perché in realtà non è assegnato da una giuria, ma viene assegnato al termine di una classifica. Viene assegnato sommando quante segnalazioni, quante nomination, quanti premi un musicista, una band, un artista ha ricevuto. Allora, prima ovviamente di passare a dire il nome, dico chi verrà a consegnare il premio, che è Corrado Bendì, direttore artistico di Novara Jazz. Per cui diciamo questa sera ci apriamo al di fuori dei confini provinciali. Uno degli obiettivi dei Palma Awards, ma di conoscere la nostra musica anche al di fuori, per cui è un piacere se grazie agli amici della giuria jazz siamo arrivati in Piemonte, siamo arrivati lontano e ci è sembrato giusto che fosse una persona così a consegnare il premio per il jazzista dell'anno, per quelli musicista jazz che più ha fatto durante l'anno scorso. Allora, vieni da fuori, vieni da Novara, per cui da una realtà completamente diversa. Sì. Però se sei qua immagino che conosca comunque la realtà parmigiana. Ecco, vista da fuori, cosa potresti dire della realtà parmigiana jazz? Allora, una realtà molto ricca di grandi talenti, e sono molto contento che di premiati alcuni musicisti che conosco bene. È molto interessante il trio di Giulio Sternieri, appunto con Giacomo Marzi. Sono, tra l'altro, quest'anno non è stato premiato Leonardo Calpuri, ma ha dei progetti veramente interessanti. Però devo dire che a Parma svetta davvero il genio di Roberto Bonatti, che da tanti anni sta facendo progetti importanti per la città, perché è maestro di tanti dei jazzisti dell'ultima generazione, e poi è molto importante il suo ruolo di collegamento tra il jazz italiano e il jazz del nord Europa, cosa che appunto è anche dimostrata dal suo ultimo disco e da tanti altri progetti in cui Roberto, in collaborazione con conservatori della Norvegia o della Svezia, è riuscito appunto a mettere in contatto musicisti del nord con i musicisti del nostro territorio. È oltretutto l'organizzatore di Parma Jazz Frontiere. Sappiamo quanto è difficile portare avanti un festival, soprattutto se orientato alla musica di ricerca, per così tanti anni. Credo che Parma Jazz Frontiere sia arrivato ormai alla 16ª edizione o 17ª, forse di non più. Non ricordo, ma so che sia ormai un festival ben e comunque insomma ha portato a Parma tanti musicisti importanti, e per me, che sono novarese, che faccio un festival a Novara da 14 anni, Roberto Bonatti è un riferimento nel panorama del jazz italiano ed europeo. E quando sono venuto negli anni per ragioni musicali a Parma, sono venuto per ascoltare dei concerti organizzati da Roberto. Quindi, possiamo passare adesso a scoprire chi è il jazzista dell'anno. Ecco, forse in tutto questo discorso un po' forse anticipato quello che immagino sia il premio di quest'anno, quindi, e anche perché immagino che il jazzista dell'anno sia una sorta di summa dei premi, il gran premio, diciamo, il gran premio, diciamo, dei Parma Awards, e quindi premiato quest'anno è appunto il maestro Roberto Bonatti, e invito Giacomo nella veste del suo alter ego a salire sul palco a ritirare il premio per Roberto, e appunto, come ho anticipato, sono molto felice di questa scelta. Bene, ma se Giacomo vuole dire qualcos'altro su Roberto. Bene, grazie ancora Giacomo, grazie tantissimo Claudio Bendì, che è venuto da Novara apposta per consegnare il premio jazzista dell'anno a Giacomo Marzi, ma in realtà ovviamente per Roberto Bonatti. Allora, chiudiamo qua la parentesi jazz dei Parma Awards. Uno degli obiettivi dei Parma Awards è quello di estendersi sempre di più a tutta la musica di Parma, ne è prova questo allargamento a già tutti questi premi. L'anno scorso ne abbiamo dati 4, quest'anno ne abbiamo dati 7, l'anno prossimo proveremo a dare ancora qualcosa di più, a comprendere altre musiche che non sono ancora comprese finora nei Palma Awards. Comunque, quando nascono per premiare, diciamo, scusate, la musica, diciamo, quella delle band.
quella, la musica pop rock, quella del, che sentiamo nei locali, quella che ci ha fatto, quella che viene dai grandi classici degli anni 60-70, si è evoluta tantissimo. Allora, quindi cambiamo genere, cambiamo stile, cambiamo musica, cambiamo tutto, passiamo al filone pop rock, partendo dal premio Gazza Rock, che è l'unico premio che non viene assegnato da una giuria tecnica, diciamo, ma dal pubblico attraverso un sondaggio che viene fatto dal sito della Gazzetta di Parma. E chiamo qua Chiara Cacciani del sito della Gazzetta di Parma, che mi supporta quasi quotidianamente con le mie idee. Facciamo questo, facciamo quell'altro. E lei è pazientissima. Sì, sì, mi supporto, ti supporto. Esatto, ci sopportiamo a vicenda. Esatto. Tanto se ho scoperto il mondo di la realtà di maschi che si mischiano è grazie a lei, per cui è colpa mia, è colpa sua, esatto. Allora, dici qualcosa di questo premio Gazza Rock. Allora, il premio Gazza Rock lo raccontavi tu, anche attraverso i voti online, e ne sono arrivati veramente tantissimi in questa edizione. Noi ogni giorno all'interno della redazione facciamo una classifica delle notizie più lette, più cliccate in questo caso, e molto, in questi giorni molto spesso nella top 10, addirittura tra le più lette, le prime tre più lette, c'era spesso la votazione per il premio, a simboleggiare anche per noi quanto vale un'iniziativa del genere, per cui tanto successo che ha avuto da parte del nostro pubblico. Immagino che anche le band abbiano chiamato raccolta le truppe cammellate, perché esatto, chi ha vinto veramente con tantissimi voti. Esatto, allora i numeri dei vincitori si conosce già, perché il concorso è finito lunedì scorso, li possiamo chiamare sul palco. Sì, giusto? Io vedevo questa busta, mi stavo già inquietando dicendo la perché famosa busta. Non vincono solo la possibilità di suonare qui, ma anche un premio che penso che faccia molto piacere per la loro carriera. Quindi devo aprire. Comunque. Dice il premio che ricevono, intanto possiamo chiamare sul palco, li chiami tu? Li chiamo io, i PH6, che hanno vinto con il 33% dei voti, con una percentuale davvero, davvero alta. Un testa a testa con un'altra giovanissima, tra l'altro, Jasmine Furlotti, che si sono contesi, esatto, questa vittoria, come già l'anno scorso, veramente... All'ultimo click, come si dice. So che oggi erano in redazione proprio per una intervista, sono l'unica che non hanno conosciuto, mi fa piacere conoscervi stasera, io oggi non c'ero, e vorrei che foste anche voi testimonial appunto di maschi che si mischiano per i prossimi i vostri concerti. Bene, bravissimi. Allora, pensando a tirare un grande pubblico, l'abbiamo scoperto, adesso non resta che ascoltarli, che sentire la musica dei PH6.